Buongiorno, gente. Allora, c'è appena stata un'alba pazzesca, un cielo rosso rosso, Sì, rosso. sì, che però ci siamo goduti in silenzio sulla terrazza. C'è la luna piena, sopra... quasi piena già calante sopra di noi. Ma la giornata oggi inizia presto perché. Dobbiamo andare ad aprire cocci. Sì. il suo primo risveglio capan. Che... Facciamo il giro lungo così facciamo vedere la luna e gli amici sì. da casa. Ve la facciamo vedere, ragazzi. Guardate che spettacolo! Avete visto che colore che ci sono ancora? Impressive. Adesso? No, Coccinella si è riposata. Non l'abbiamo sentita ragliare. Niente. Niente. Okay. Vediamo. Cocci. Prego, vai tu, vai tu. Buongiorno. Aspetta, solo. Ah sì Sei pronta? ho oh, proprio acceso la luce oh vabbè tanti giorni ormai Ciao, buongiorno Ciao. buongiorno Ciao, eh hai mangiato poco buongiorno Ma puoi uscire puoi uscire vieni vieni buongiornissimo mica. Eh sì, proprio buongiorno. Riconosci il posto? Sei stata brava, non hai detto niente. Buona giornata, principessa. Eh sì? Questo qua è il bosco di Piero. Vi facciamo vedere un attimo la parte alta della bisalta che si è, è appena sorto il sole che da casa nostra purtroppo non si vede ma da leggermente più su si vede sì. dal castagno grosso, dalle api e poi andiamo a fare colazione ho proprio voglia di un caffè anche due va? Sì, sì Sì? Anche caldo, prendiamo il camino. Ok ve la facciamo vedere ragazzi è sorto il sole in bisalta Allora ragazzi, ve l'avevamo detto poco fa, è arrivato Daniele Ciao. che è qui per fare un passaggio importantissimo per il nostro progetto, ovvero ci installerà la Davis. Vuoi dire due parole su chi sei, cosa fate? Sì certo, noi siamo Torino Meteo, un'associazione senza fini di lucro, sul territorio piemontese installiamo stazioni meteo e anche webcam. Lo scopo è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica verso questa realtà che è la meteorologia. E nello stesso tempo ci interfacciamo con i comuni per questo scopo. Oggi ci aiuterà a installare la Davis, come vedete, il trapiede è già piazzato, e poi ci aiuterà a mettere tutto online sul computer, eccetera, eccetera. Poi vi metteremo tutti ovviamente in descrizione. I nostri contatti, i suoi contatti. E la Davis, come vedere con i dati in tempo certo, reale. Certo. Tra le altre cose, secondo te, riusciremo a avvicinarle ancora di più no, a No, ho iniziato a capire. capirci qualcosa. Certo, una volta Perché... che avremo tutte le varie grandezze su una console, sarà poi facile spiegare okay. anche a chi non capisce nulla. Gente come me. <ride> Tutto quello che è la meteorologia, umidità, vento, temperatura. Okay. E... So che avete anche un pluviometro riscaldato, sì. Molto molto utile in caso di nevicata. Magari camere. arriva. <ride> eh, arriva, arriva questa settimana, arriverà, arriverà. E ragazzi. Quindi non ci resta che iniziare perché c'è un sacco di cose da fare. Per cui vi mostreremo come va installata la Davis Vantage Pro 2. Certo, ok. Si inizia allora eh... cosa serve il proprietro manuale vicino alla Davis, perché lei non lo, lo capisci. Sì, no, non capisco perché ce n'è già uno qua. La serve per ridurre il margine d'errore perché noi abbiamo due sistemi di rilevamento della stessa grandezza e quindi possiamo confrontare sia uno e l'altro. Ah, ok. La quindi tu hai un confronto. Conf conf Al fine di ridurre un margine d'errore che non può essere dato dalla stazione installata qui. È una stazione installata là perché comunque se lì fa 15 mm e qui ne fa 7 non vuol dire che la tua stazione ne ha fatti di meno perché okay. sottostima in questo può essere che abbia più avuto realmente di meno quindi per cercare di colmare questo margine di errore noi cosa facciamo mettiamo un confronto che è con ah, il geometro manuale okay. e confronta i dati meccanici che sono questi che poi vengono inviati alla console e il manuale okay. e quindi se i due confronti Combaciano vuol dire che questa stazione qui ha un pluviometro tarato, ok? Quindi perfetto. Allora, adesso collegamenti di rete ci sono fatti. Eh, prendo, porto qua la prolunga e proviamo a vedere se, se scalda. Warning, vabbè, noi faremo solo così. Penso che questo qua si colori, poi magari se po più incandescente, caldo. diventa e... bene. Questo servirà poi è il pulsante che servirà a scaldare questa resistenza termica che verrà irradiata da questo. come si chiama? pannellino riflettente che verrà posizionato all'interno del pluviometro e quindi non si perderà neanche un centimetro di neve che verrà immediatamente fuso per andare a lavorare anche in pieno inverno sul pluviometro. Cosa che non tutte le stazioni fanno, giusto? Giusto, giusto. Dici che è posto? Ecco qua la resistenza, intanto Romina continua a fare i carichi, perché arriva il maltempo. L'anemometro viene montato. Il prurometro ormai è a posto, manca poi l'imbuto. c'era paura. Allora. Ah giusto, così vediamo se c'è la pila. Ma sì, sì. perché è difficilissimo a trovare quella pila? Almeno mi ricordavo sulla Vantage Pro 1. E questo com'è? Allora qua è tutto collegato, vedi? Temperatura umidità è già abilitato il re inabilitato ma non scatta perché abbiamo quello adesso dobbiamo metterci dentro l'anemometro 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 ah, va mettere. qua nel reparto win allora dobbiamo prima di tutto togliere questa cosa qui dobbiamo inserirlo qui dentro Bene ragazzi, questo è grosso modo come verrà piazzata la Davis Vantage Pro. In posizione, giusto? Sì. Questa la tira un po' più su, queste sì, sì, ultime modifiche, poi una volta attaccata al palo. Questo questo sì, lo mettiamo poi qui dentro. E e si, si mette, chiude, aggancia però adesso poi bisogna tagliare quello? si, sì, abbiamo già tarato abbiamo già sperimentato il funzionamento di, del riscaldatore. Di riscaldatore dobbiamo poi piazzarla poi orientare nella direzione giusta l'anemometro e, e vedere e... che la bolla che c'è qua sopra sia effettivamente in bolla certo, certo. se no piangiamo e poi c'è tutta la parte riguardante la configurazione console, eh, console eccetera eccetera Diciamo che un po' di lavoretto ancora da fare ce n'è. Sì, andiamo su? Andiamo su e mettiamo... Ci facciamo su. aiutare da Romina perché c'è un sacco di cose da portare? Ci o facciamo no? aiutare da Romina, sì sì. La no, malattia è colpita. <ride> ok. Dettagli finale per Daniele. E poi c'è anche Max che è intervenuto a mettere a posto. Ora pluviometro con la guaina dentro e i chiodini anti uccelli. Anti uccelli. <ride> Sono felice, ma che roba? Tax, stazioncina meteo, piazzata, pluviometro, anemometro, termoigrometro pannellino solare, bnb è, è tutto installato e già online sull'applicazione di WeatherLink. In teoria, per mercoledì sera Daniele di Torino Meteo proverà a mettere online la pagina ufficiale nostra in occasione della possibile prima nevicata della stagione. Ma è stato un lavorone! Non pensavo di vederci così tanto. Poi però, è qua, ragazzi. È qua, è qua, è qua. Tra l'altro, andando sull'applicazione di Weatherlink ci sono migliaia di migliaia di migliaia di migliaia di stazioni meteo. A Roma li ho fatto vedere prima. Sì. Ed è tristissimo vedere come. Riconosci dove Cuneo sulla cartina del Nord Italia perché è l'unica stazione l'unica provincia che ha tre con noi tre stazioni. Sì. Forse quattro. E è un invito alla gente a documentare maggiormente perché serve, come spiegava anche prima Daniele, eh, avere una sotto controllo più possibile il territorio con la meteorologia è importantissimo. Romina, prima si è fatta spiegare il dew point, cos'era? Cos'è? No, 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 Non ho capito niente. Praticamente adesso poi vi farò vedere due o tre riprese della console e della cartina per vedere come cuneo se veramente. Senza. Senza Sette, stazione ce meteo. Sono, ce ne sono poche. Sì. Però veramente incredibile. Le, in questo momento abbiamo pensato alla stazione meteo: era a 9 gradi e 7. È passata un'ora siamo a 7 gradi. Dew point 4. Umidità 74%. Cosa vuol dire? Dai, te l'ha spiegato tu due secondi fa, Daniele? Non ho capito. Amore, praticamente il dew point me, o temperatura fatto... di rugiada. Adesso poi, vuolo e cappellano mi, mi cazzeranno perché dico strampalate. Praticamente è la temperatura con cui che ci sarà al momento di una precipitazione. Quindi ci sono 7 gradi sì. e 1 adesso, umidità 74%, dew point a 4. Sì. Al momento in cui l'aria sarà satura, ovvero 99%-100%, quindi piove. Ah. I 4 gradi saranno la temperatura all'incirca di, durante la precipitazione. Ma sempre? Eh? Cioè qua sarà sempre 4 gradi? Sì. Sì, durante la precipitazione sì, perché è il momento in cui la, è, la è in quel momento lì. Se in questo momento ci fossero 5 gradi, umidità 50%, eh. dew point meno 2, meno 3. Ah, ma il dew point cambia. È certo, in base alle temperature, all'umidità, eccetera, eccetera. Tu ho chiesto darebbe... sempre 4 gradi e mi hai detto di sì. Ma no, 4 gradi in queste condizioni qua vorrebbe ah, dire che se ci fossero 5 gradi centigradi con umidità 50% e dew point a meno 2 mm -hmm. se scendesse qualcosa dal cielo in questo momento sarebbe neve perché la temperatura di rugiada è negativa vabbè comunque ragazzi siamo felici eh, spero che si veda benissimo la stazione meteo è arrivata la stazione meteo e ora stiamo lavorando già per altre cose allora <ride> allora eh? Eh. ah tra le altre cose qui c'è già anche la tavoletta animometrica. Che andrà accuratamente pulita, eccetera, eccetera. Ah, questi qua sono i cosi per gli uccellini che abbiamo messo lì. E adesso, magari finiamo questo meraviglioso video didattico di metrologia con chi? Coccinella! Dai, andiamo con lei. Andiamo a salutarla. Ok. Ciao Cocci, volevamo salutarti. Vieni! Ciao! Ciao amore! Ma devi mangiare la manina. Ciao! Oh, che bel muso che hai! Che belli occhietti! Diaquola ancora! Sono buone le castagne! Ehi. Ti piace? Guarda un po' qua, c'è una castagna! Oh! Ah, buona! Ciao. Sei pronta per la pioggia? Hai visto che abbiamo la stazione meteo nuova? Abbiamo una stazione meteo nuova. Che meraviglia che sei. Ma no, questo è il telefono, non si mangia. Dai, ne ho ancora una. Vai. Vuoi <ride> <ride> venire su? Dai, vieni. Ecco ah, c'è Epi! Ciao Epi! Vi conoscete? Lui Epi? Lei Cocinella? Vi conoscete? Ciao! Parlate un po' tra di voi! Eh? Non ti va di parlare? Lui Epi, guarda che carino, che è il gattino tanto dolce! Siamo, siamo alla conclusione di questo episodio. Sì. Cocinella è in splendida forma. No, amore. Sta provando a fare amicizia con Eppi, o meglio Eppi però a fare amicizia con lei. Sì, ma non, per ora non si considerano ancora tanto. No, noi siamo contenti. Io sono veramente oggi per me è Natale perché la stazione meteo è ufficialmente installata a Tetto Caban. Ancora qualche ora poi la troverete online, se non già... E lo è già su Weatherlink, ma su un sito apposito. Per cui da tetto caban e tutto, e tutto a voi a la linea ricordandovi una cosa fondamentale viva la montagna sempre ma soprattutto viva cuneo, cuneo! ciao sì. amici ciao 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 uh -huh. viva cuneo coccinella ecco come vedete vi spiego meglio allora questo qua è il due point ovvero la temperatura di rugiada che spero romi abbia capito temperatura esterna interna umidità pressione barometrica, poi cliccando sulle freccine in basso si può andare a vedere ad esempio l'andamento della temperatura che è qui in calo col grafico, la pressione è variabile, volendo ti fa anche una piccola previsione, forecast, of increasing clouds with little temp change, quindi un aumento della luminosità con un cambiamento della temperatura, volendo si può anche spegnere la luce e via. Ora vi faccio poi vedere quanto riguarda invece la, la mappa su weatherlink in attesa che esca il sito come vedete questa qua è la nostra stazione sulla mappa con la temperatura aggiornata guardate il buco che c'è su cuneo come stazione Davis ed è veramente un grandissimo peccato noi siamo qua sotto dove c'è il mouse e guardate a livello ancora di più come si nota a livello di nord ovest come cuneo si è completamente quasi scoperta e queste sono tutte le stazioni Davis in giro per l'Europa. Guardate che numeri, che, che cifre, è incredibile. La connessione nostra è quella che è, lo, so, lo sapete ormai. Però, appunto, c'è un buco da noi che è notevole. Aprendo, poi ci sono le varie statistiche del sito.